seconda tavola c'è il dato culturale. Buongiorno a tutti, benvenuti in questa sessione pomeridiana della giornata di studi promossa dall'Associazione Civilisti Italiani in collaborazione con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sono lieta di moderare questa tavola rotonda e presentare i nostri relatori. La professoressa Maria Rosaria Maugeri, ordinaria di diritto privato dell'Università di Catania, attualmente in aspettativa in ragione del ruolo svolto presso la Scuola Superiore della Magistratura. Presidente del Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma e di Palermo. La dottoressa Anna Argentati, direttrice della Direzione Studi Giuridici e Analisi della Legislazione presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dove ha lavorato per più di 20 anni. Il professor Alberto Gambino, ordinario di diritto civile presso l'Università degli Studi Europea di Roma, dove anche copre la carica di prorettore e che si occupa da anni di diritto industriale, tutela della concorrenza e del consumatore.
Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, spenderò una decina di minuti giusto per accennare quelle che sono le caratteristiche principali dell'abuso di dipendenza economica e dei casi recenti svolti dall'autorità. L'abuso di dipendenza economica è stato introdotto dall'articolo 9 della legge 192 del 1998 sulla subfornitura e definisce una situazione di dipendenza economica laddove sia presente una simmetria di potere contrattuale all'interno di un rapporto commerciale. Asimmetria che genera un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi nei rapporti commerciali tra le imprese e che per questo scaturisce in una impossibilità per la parte debole di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Questa fattispecie di natura civilistica è diventata poi di competenza per l'autorità nel 2001, dove è stato introdotto il comma 3 bis, ed è stato previsto che appunto l'autorità possa intervenire laddove l'abuso di dipendenza economica sia rilevante per la concorrenza ed il mercato. Questo ha significato e significa tuttora che accanto alla fattispecie dell'abuso di posizione dominante, che rappresenta una delle principali competenze dell'autorità, si è affiancato l'abuso di dipendenza economica, con caratteristiche diverse. In particolare non è strettamente necessaria definire la posizione dominante quando si tratta di un abuso di dipendenza economica, né definire il mercato. E in tal senso l'abuso di dipendenza economica svolge un ruolo complementare rispetto all'abuso di posizione dominante a tutela della parte debole del rapporto contrattuale. Proprio perché le problematiche che l'istituto vuole in qualche modo regolare sono presenti non solo in Italia ma anche in altri paesi, si vede che istituti simili sono stati introdotti anche in paesi quali l'Austria, il Belgio, Cipro, la Francia, la Germania e il Portogallo. A valle della legge annuale per la concorrenza del 2021 è stato introdotto poi un nuovo articolo alla legge 192 del 98 che prevede una presunzione relativa di dipendenza economica nel mercato digitale quando ricorrono alcune determinate condizioni. Presunzione relativa significa quella che in inglese viene detta rebuttable presumption, significa che non spetta più all'autorità dimostrare la dipendenza economica, può essere presunta, ma la parte può contestarla dimostrando che invece non sia presente. La presunzione relativa si ottiene, si ha quando una delle parti è una piattaforma digitale che offre servizi di intermediazione con un ruolo determinante per raggiungere gli utenti finali e i fornitori. E poi presente un elenco non tassativo delle pratiche abusive per le piattaforme digitali, che includono il fornire informazioni insufficienti sulla portata o la qualità del servizio, imporre condizioni contrattuali ingiustificatamente onerose, vietare o ostacolare il ricorso a fornitori alternativi. L'abuso di dipendenza economica di recente è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'autorità sotto la presidenza Rustichelli. Segnalo alcuni casi recenti. So che la dottoressa Argentati potrebbe dopo approfondire alcuni di questi, quindi menzionerò solo brevemente il caso 2021 che ha coinvolto Poste Italiane, dove in sede di avvio l'autorità postulava la presenza di condotte abusive e imposizione di clausole gravose
da parte di Poste verso la propria società di distribuzione e raccolta. Il caso si è concluso con una sanzione di 11 milioni di euro ed è stato poi successivamente, lo scorso giugno, annullato al TAR, attualmente pendente l'appello al Consiglio di Stato. Ci sono poi stati nel 2022 una serie di casi, Original Marines, McDonald's e Benetton, che hanno coinvolto o riguardato i franchisers, le relazioni di franchising, dove in sede di avvio l'autorità contestava l'imposizione di modelli contrattuali con clausole gravose a danno dei franchisees. Questi casi sono stati chiusi con impegni. Nel 2022 c'è stato poi un caso che ha riguardato non franchisee ma rivenditori monomarca nei confronti di Win3, dove in sede di avvio la condotta contestata riguardava la presenza di vincoli contrattuali potenzialmente insostenibili. Anche questo caso è stato chiuso con impegni ed è importante richiamare che l'istituto degli impegni permette all'autorità, comunque a valle di un caso, di superare le preoccupazioni concorrenziali attraverso un impegno della parte a rivedere i modelli contrattuali. Attualmente è in corso il primo caso di abuso di dipendenza economica nel settore digitale, è il caso MetaSiae. In sede di avvio la contestazione riguardava un abuso nella negoziazione della stipula della licenza d'uso dei diritti musicali, che si manifestava con un'offerta economica inadeguata, con un rifiuto di fornire informazioni necessarie per svolgere le negoziazioni secondo principi di trasparenza ed equità, e dunque un'indebita interruzione delle trattative con il catalogo SIAE rimosso da Facebook e Instagram. Le contestazioni in sede di avvio quindi erano che questa condotta potesse generare un pregiudizio alle dinamiche competitive nei mercati dei diritti di autore, con danni alla filiera non solo per gli autori ma anche per gli utenti di Facebook e di Instagram, che non avrebbero avuto modo di arricchire i propri contenuti con brani italiani. A valle dell'adozione delle misure cautelari, la trattativa tra MetaSiae è stata ripresa. Le misure cautelari sono state confermate il TAR, ma come dicevo il caso è ancora in corso. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, mi preme sottolineare che l'abuso di dipendenza economica con rilevanza sul mercato e la concorrenza è un istituto che è rilevante per la concorrenza del mercato e non è solo o non è una questione legata alla distribuzione degli utili all'interno dei rapporti di fornitura, non è quindi una questione di fairness. Questo in quanto l'abuso di dipendenza economica è idoneo a incidere negativamente sulle dinamiche concorrenziali attraverso tre diversi canali. Puoi ostacolare o impedire una concorrenza sul merito, ridurre l'efficienza dinamica nei mercati interessati laddove può disincentivare l'entrata di nuove imprese e può anche generare un aumento dei prezzi, una riduzione della qualità, dell'innovazione e la verità laddove appunto, per esempio, anche a seguito di un'allocazione dei rischi distorsiva e non ottimale che assegna alla parte debole rischi che questa non può controllare, ripercussioni appunto su, eventualmente, ripercussioni su prezzi, qualità, innovazione e varietà. E questo noi l'abbiamo visto in sede di avvio relativamente a pratiche quali, o abbiamo contestato in sede di avvio relativamente a pratiche quali obblighi di esclusiva, il trasferimento del rischio di impresa alla parte debole anche quando non poteva controllare quel rischio, la compressione ingiustificata dei margini di redditività e l'imposizione ingiustificata di significativi investimenti che poi generavano quello che gli economisti chiamano l'hold up.
I soggetti danneggiati, come ho già detto, non sono solo le parti deboli, quindi le imprese già nel mercato, ma anche potenziali altre imprese presenti nel mercato, nonché potenziali entranti. In questa tavola rotonda adesso abbiamo i nostri tre relatori. La professoressa Marisaria Maugeri ci parlerà di dipendenza economica tra dinamiche contrattuali e assetti di mercato. La dottoressa Anna Argentati ci parlerà dell'abuso di dipendenza economica e del ruolo della GCM. E il professor Alberto Gambino ci parlerà di dipendenza economica e mercati digitali. Grazie. Grazie Presidente e grazie agli organizzatori del convegno per il gradito invito, in particolare all'amico e collega Claudio Scognamiglio, Presidente dell'Associazione Civilisti Italiani, e agli organizzatori, anche loro molto cari. L'articolo 9 della legge 192 del 98, è stato già detto, vieta l'abuso da parte di uno o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova nei suoi o nei loro riguardi un'impresa cliente o fornitrice. La vicenda che ha condotto all'introduzione di tale divieto nel nostro ordinamento è stata molto complessa e articolata. Prende le mosse durante la XII legislatura, era in un progetto legato alla subfornitura e veniva qualificata come abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 3 della legge 287 del 90, venivano qualificati alcuni comportamenti posti in essere dai committenti dotati di una posizione di maggiore forza contrattuale rispetto ai subfornitori e che si rivelassero pregiudizievoli per i subfornitori stessi. L'autorità che oggi ci ospita è stata allora chiamata ad esprimere pareri sul punto. In realtà si è dichiarata più volte contraria all'estensione dell'articolo 3 anche all'abuso di dipendenza economica, in realtà con sfumature diverse, nella prima risposta più possibilista, nella seconda più tranchant. Il legislatore del 98 accoglie l'obiezione dell'autorità e colloca la norma, è già stato detto, sull'abuso di dipendenza economica all'interno della disciplina sulla soffornitura, ma poi l'articolo 9 viene più volte modificato. E allora in questa sede io darò conto delle modifiche, del senso di queste modifiche, e di seguito proverò a comprendere come sia stato finora interpretato l'articolo 9, quali sono le letture che possono dirsi consolidate e quali invece ancora oggi profili controversi. Non tratterò funditus i temi che saranno affrontati dagli altri relatori di questo panel, ho già chiesto però la possibilità di fare veloci incursioni, ma solo per segnalare i tipi di problemi che si possono porre. I temi che in questa sede potrò in realtà più che trattare e sfiorare dati i tempi sono quelli legati all'ambito di applicazione dell'articolo 9, alla concretizzazione del requisito di dipendenza economica da parte della giurisprudenza e poi ai differenti tipi di abuso e rimedi. Partiamo dalle modifiche. A circa un anno e mezzo dall'emanazione della legge 192, la Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato si è riunita, così come prevedeva il testo originario, per verificare lo stato di attuazione della disciplina e vedere se ci fossero o meno punti controversi.
In realtà la paura più grande del legislatore nel 98 è che la disciplina sulla subfornitura, che è particolarmente protettiva, potesse accentuare il decentramento produttivo. Quindi era una norma molto osservata, una disciplina molto osservata. Durante la, diciamo, la trattazione da parte della Commissione, emerge che uno dei problemi più avvertiti e che in qualche modo creava problemi all'applicazione stessa della disciplina fosse proprio quella dell'abuso di dipendenza economica. Perché, leggo testualmente, appariva evidente come essa si prestasse ad essere attivata in quanto strumento di tutela, soprattutto d'ufficio da un'istituzione terza rispetto ai rapporti di forza delle parti. Cioè, quello che si metteva in evidenza è che quando in una relazione, come è già stato detto, squilibrato, la legittimazione a fare valere lo squilibrio è posto a, diciamo, soltanto, lo può far valere soltanto la parte debole, è possibile che la parte debole non si esponga, anche per evitare di avere una fama poco, diciamo, lusinghiera all'interno del contesto in cui opera. Di qui la richiesta di un intervento di un soggetto terzo che potesse in qualche modo intervenire. Ed è proprio a valle di questo tipo di discorso che avviene la modifica che la Presidente ha già detto nel 2001, e cioè viene introdotta la possibilità di, per l'autorità garante, di far valere l'abuso di dipendenza economica, però soltanto laddove questa possa avere rilevanza per la tutela della concorrenza del mercato. E in qualche modo quindi si propone il testo che c'era in Francia, che però forse vale la pena ricordare è stato poco utilizzato e che poi ha portato a costruire una nuova forma di abuso di dipendenza economica che prescindesse del tutto dalla lesione della concorrenza, pur ponendola al di fuori della disciplina sulla, in tema di concorrenza. Prima dell'emanazione della disciplina in generale della 192 del 98, in Italia c'era stato un dibattito molto vivace sulla possibilità che un abuso di dipendenza economica potesse dar luogo a una lesione della concorrenza del mercato. Le posizioni erano anche radicali, alcuni dei protagonisti del dibattito sono anche qui presenti. E appunto, qualcuno diceva in realtà proprio per la fattispecie non ci sarà mai la possibilità di arrivare a una lesione della concorrenza, perché non incide, perché è semplicemente una relazione di tipo contrattuale. Ora, non è chiaro, almeno non è chiaro a me, se per adesione alle tesi che escludeva l'eventualità che un abuso di dipendenza economica potesse dar luogo a lesione della concorrenza o se per ragioni altre, come già stato detto, per molti anni l'autorità non è intervenuta. Ultimamente, sono state elencate poc'anzi, invece l'autorità ha comminato sanzioni e ha aperto istruttori. Quando mi è capitato di leggere queste decisioni dell'autorità, ovviamente la prima cosa che sono andata a cercare era quella di capire come era stato dimostrato, o comunque come si era ritenuto fosse dimostrato, l'impatto sulla concorrenza. Molto interessante è quello che si legge per esempio in Poste, perché la lesione alla concorrenza viene individuata proprio nella diminuzione di concorrenzialità sul mercato dell'impresa abusata, cioè la circostanza che l'impresa dipendente potesse uscire fuori dal mercato. L'autorità infatti ha ritenuto, leggo testualmente, che l'abuso di dipendenza economica di Poste Italiane nei confronti di esse riveste un carattere pubblicistico in quanto incide sulla concorrenza nel mercato di riferimento. Tale abuso ha infatti portato alla sottrazione e all'esclusione dal mercato di un operatore che avrebbe potuto rifornire gli operatori postali alternativi a Poste Italiane e con riferimento al quale non si può escludere che esso stesso avrebbe potuto costituire un vincolo concorrenziale a livello locale. In altre parole, siccome esse esce fuori dal mercato, allora diamo per acquisita la lesione della concorrenza. Il TAR Lazio però contesta questo modo di valutare l'incidenza sul mercato rilevante dell'abuso.
E infatti con la sentenza 10.044 del 2023 ha affermato che l'autorità era incorsa in errore avendo reputato sussistente il pregiudizio per la concorrenza in ragione unicamente del rischio di uscita dal mercato di esse, senza quindi valutare se l'aggiudicazione della successiva gara ad altre imprese di analoghe dimensioni costituisca un'evoluzione concorrenziale del mercato con sostituzione dell'operatore meno efficiente da parte di uno maggiormente in grado di generare valore. E appunto chi ha seguito il dibattito precedente alla 192 del 98 ricorda che echeggiavano questi tipi di argomentazioni per negare che si potesse mai giungere a prospettare una vera e propria lesione della concorrenza. A me sembra che il TAR abbia sostanzialmente aderito alla tesi secondo la quale la lesione si avrebbe solo quando si può registrare un uso non efficiente delle risorse economiche idoneo a determinare una restrizione dell'output produttivo. La questione secondo me riapre il dibattito che ha preceduto, come dicevo, l'emanazione della disciplina, ma su questo si soffermerà la professoressa Argentati. Io ho l'impressione, però forse sbaglio, che continui, anche laddove non è dichiarato, ad esserci dietro una diversa idea di quale sia la finalità dell'antitrust, che nel dichiarare se ci sia o meno concorrenza occorre in qualche modo esplicitare quale sia, secondo chi propone l'idea che ci sia in presenza dell'abuso di dipendenza economica una lesione della concorrenza, quale sia la finalità che si ritiene l'antitrust persegua. Ma come vi dicevo, di questo ovviamente non ho tempo per parlare oltre, in occasione delle riforme nel 2011 introduce una, non è neanche una vera e propria presunzione, ma una non necessità di provare la dipendenza economica. E infatti all'interno della disciplina norme per la tutela della libertà di impresa, statuto delle imprese, viene aggiunto al comma 3 bis dell'articolo 9 un'altra parte di disciplina in cui si dispone che in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 numero 231, ritardi di pagamento posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. Quindi già prima della novella di cui si è appena discusso, si è ritenuto di non dover provare la dipendenza economica, ma dirò qualcosa perché questo è un tema non particolarmente oggetto di attenzione, che invece